Bella gente, oggi parliamo di etichette nutrizionali. Bene, oggi vi spiego un po' come leggere e interpretare le etichette nutrizionali che troviamo sulle confezioni degli alimenti al supermercato. Imparare a leggere e comprendere le etichette nutrizionali è di fondamentale importanza per compiere delle scelte consapevoli e oculate al supermercato. Questo perché i produttori di prodotti alimentari, quindi l'industria alimentare, tenta in tutti i modi di prendere in giro il consumatore. C'è poco da fare, c'è poco da girarci intorno, spesso e volentieri le confezioni dei prodotti alimentari sono create ad hoc per generare confusione nel consumatore e nel fargli credere qualcosa che in realtà non è. Quindi il consumatore deve difendersi da questi tentativi di, diciamo, di truffa legalizzata, ma neanche tanto, perché molte aziende alimentari vengono costantemente multate dall'antitrust per pubblicità ingannevole. L'unico modo che appunto ha il consumatore per tutelarsi è quello di imparare a leggere le etichette nutrizionali, perché lì non può mentire nessuno. Quindi vediamo un po' come sono organizzate queste etichette. Quindi noi prendiamo la nostra bella scatola o comunque la confezione del nostro prodotto, la giriamo, perché l'etichetta solitamente è sul retro, e andiamo a leggere intanto la composizione degli ingredienti. Gli ingredienti sono elencati in base alle quantità presenti, quindi con l'alimento presente in maggior quantità elencato al primo posto e poi via via tutti gli altri proprio in ordine di quantità. Quindi se noi ad esempio prendiamo dei biscotti integrali e come primo ingrediente troviamo la farina 00, ci rendiamo conto che di integrale quei biscotti hanno praticamente nulla, perché la maggior parte della farina sarà farina raffinata 00 e quindi quei biscotti non sono integrali. Così come se uno dei primi ingredienti è lo zucchero, anche lì possono sembrare magari dalla confezione dei prodotti piuttosto sani, e poi troviamo lo zucchero come per esempio secondo ingrediente, quindi a quel punto vuol dire che ce n'è veramente tanto. Quindi imparare a leggere le etichette è importantissimo per non acquistare prodotti che dall'aspetto sembrano buoni e sani, ma nella sostanza invece sono come gli altri. Vi faccio un esempio pratico su una cosa che è successa a me al supermercato qualche tempo fa. Stavo facendo la spesa e l'occhio mi cade su una confezione di biscotti. Erano dei frollini al grano saraceno. Ovviamente non farò nomi di marche, di nulla, perché altrimenti mi denunciano, però vi faccio l'esempio comunque pratico e reale. C'erano questi biscotti al grano saraceno, la confezione era color marroncino, quindi che richiamava l'integrale, grano saraceno, quindi uno si aspetta qualcosa di super sano, fatto per bene. Tra l'altro il grano saraceno è senza glutine, quindi magari uno può aspettarsi un prodotto senza glutine. Vado a leggere l'etichetta, primo ingrediente farina 00, secondo ingrediente zucchero, terzo ingrediente eccetera eccetera. Il grano saraceno era l'ultimo ingrediente ed era presente con l'1% delle quantità totali dell'impasto. Cosa vuol dire? Che su 100 grammi di biscotti c'era solo un grammo di grano saraceno, però era scritto grosso così sulla confezione: biscotti al grano saraceno. Quindi una persona poco attenta, che magari non è abituata a leggere le etichette, si aspetterebbe un biscotto fatto con la farina di grano saraceno, principalmente con la farina di grano saraceno. Tra l'altro, ripeto, il grano saraceno è senza glutine, quindi una persona che dovesse avere problemi col glutine e non sta particolarmente attenta, magari perché è distratto, perché comunque in quel momento non ci pensa più di tanto e compra quei biscotti aspettandosi un prodotto gluten free, si ritrova invece un prodotto fatto di farina di grano e gli viene un malanno. Quindi quei biscotti non erano nient'altro che dei frollini comuni con una spruzzatina di grano saraceno, giusto per poter scrivere sulla confezione biscotti al grano saraceno, quindi né più né meno che una truffa, punto. Altra cosa da tenere in considerazione sono le porzioni. Non esistono porzioni standard degli alimenti, ma le porzioni sono a discrezione dell'azienda che produce un qualcosa. Infatti, se ci fate caso, quando comprate i biscotti, la porzione raccomandata di biscotti è di 2 biscotti. Ora, ditemi voi chi è che mangia 2 biscotti.
Nessuno. Se io mangio i biscotti la mattina, comunque se io dovessi mangiare dei biscotti, ne mangerei almeno 4, 5, 6, 10 volendo, non 2. Nessun cristiano mangerebbe 2 biscotti. Però per l'azienda, per farsi, diciamo, bella agli occhi delle persone quando mette, diciamo, la sua composizione ideale della colazione, quindi 2 biscotti, un bicchiere di latte e una mela, e la tua colazione è perfetta per iniziare bene la giornata, è una bella porcata in realtà. Però ovviamente, essendo a discrezione dell'azienda la porzione, non essendo regolamentata la porzione, è tutto discrezionale, quindi chiunque può farsi le porzioni come vuole. Uno potrebbe anche dire che la porzione sia mezzo biscotto, però appunto noi dobbiamo leggere per bene quali sono le indicazioni riportate in etichetta e a quel punto comprare in maniera consapevole. Altra cosa, le RDA, ovvero le percentuali giornaliere raccomandate. Queste sono delle percentuali che si basano su una dieta da 2000 calorie. Quindi sono delle percentuali giornaliere raccomandate su una dieta di 2000 calorie. Ovviamente non tutti seguono una dieta da 2000 calorie. Io per esempio non la seguo, io mangio più di 2000 calorie. Altre persone mangiano di meno, quindi per me quelle percentuali sono troppo basse, per altre persone sono troppo alte. Quindi che ci siano è abbastanza superfluo, onestamente. Li mettono lì giusto per dare un'idea, però di per sé non servono a molto, anche perché appunto si rifanno a una dieta da 2000 calorie. Altra cosa, le percentuali raccomandate non sono degli obiettivi da raggiungere. Di solito sono delle quantità minime per non avere un problema. Per esempio le RDA delle vitamine sono la quantità minima per non avere un problema legato a una ipovitaminosi, ma non è la quantità giusta di vitamine da assumere durante la giornata. E la quantità minima di vitamine da assumere durante la giornata. Ovviamente questo non è sempre vero per tutti i nutrienti. Quindi le RDA sono in alcuni casi dei valori minimi da raggiungere per star bene, in altri casi invece sono i valori massimi da raggiungere, da non superare, variano da nutriente a nutriente. Altra cosa a cui fare attenzione è la dicitura senza zuccheri aggiunti. Sul senza zuccheri aggiunti ci marciano tantissimo un sacco di aziende, perché per molte persone leggere senza zuccheri aggiunti si traduce in senza zucchero. In realtà non è per niente vero. Senza zuccheri aggiunti vuol dire che non sono stati aggiunti degli zuccheri extra. Attenzione al non confondere il senza zuccheri aggiunti con il senza zucchero. Altra cosa su cui marciano tantissimo le aziende alimentari è il senza grassi, il light, facendo credere che un prodotto light sia un prodotto molto più leggero e molto più sano e con meno calorie del prodotto normale con i grassi. Questo è falso il più delle volte, perché soprattutto per esempio per ciò che riguarda lo yogurt, quando parliamo di alimenti senza grassi, molte volte, spesso e volentieri, sono alimenti molto ricchi di zuccheri, soprattutto gli yogurt, perché sono un esempio classico di alimento senza grassi che in realtà sarebbe molto più sano con i grassi, in quanto eliminando i grassi lo yogurt perde molto del suo sapore e quindi diventa molto acidulo, non sa praticamente di nulla se non di qualcosa di acido che dà molto fastidio. Quindi le aziende cosa fanno? Aggiungono zucchero, ma a quinta lata. Ovviamente non lo scrivono, perché scrivono che è senza grassi, grosso così, come se fosse una furbata, che se senza grassi in realtà non è una furbata manco per niente, però vabbè. E in compenso appunto lo riempiono di zucchero, quindi alla fine un alimento che sarebbe sano e buono diventa una schifezza perché è pieno di zucchero. Quindi attenzione a non fermarvi mai all'apparenza, cioè alla confezione, perché sulla confezione le aziende alimentari scrivono di tutto e di più per fare ovviamente marketing e per vendere. Ma dove non possono mentire è l'etichetta. Quindi se voi leggete l'etichetta di ogni prodotto che comprate, sicuramente farete delle scelte consapevoli ed oculate e non vi farete prendere in giro dalle aziende alimentari. Ovviamente non tutte le aziende alimentari si comportano in questo modo, ci sono quelle più serie e quelle meno serie, ci sono quelle che continuamente prendono multe dall'antitrust e quelle che non ne prendono neanche mezza, perché sono le aziende un pochino più serie. Quindi affidatevi ad aziende che producano alimenti di qualità e che non vi prendono in giro. Detto ciò, io vi saluto, vi invito ad iscrivervi al canale e a condividere il video se pensate che possa essere utile anche per altri, e noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, sempre carichi e motivati.